mi buttano fuori, Tony, no, che venite. Dove sei che aspetti? Già, guarda che mi sta facendo. Dai, dove sei che ci sto aspettando? E come faccio? Guarda la live che mi sta facendo. Aspetta. Dai, c'è Smoke Chanticleer, dove sei? Non posso, mi sta chiudendo, guarda. Aspetta, faccio la tomarcia. Aspetta, faccio la tomarcia. Eccoti, ti vedo. C'è oh, io ho il pischello lì, madonna, dov'è? Faccio la tromaccia, faccio. Guarda, non mi fa andare. Mi fa squalificare. Oh, mettili in posto pista. Mettili in posto pista. Che castagno. Ma dov'è sto Don Kevin? Dove sei? Marco Foyce, giorno 9-20. Ma come faccio a difenderti? È impossibile. Vengo da te. Impossibile, guarda. Dove sei? Ci venga a difendere. Eccomi. Dove sei? È impossibile. Ma dove sei? Colonna! Un altro poco andavo fuori di Colonna! Dove sei? Ma dove sei? Cari Colonna, dove sei finito? Colonna, dove sei finito? Sto andando fuori, sono sopra il guardrail. Ma dove sei? Aspetta. Sono sopra il guardrail. Colonna, esci da lì! Non riesco, raga. Ma come no? Sì, donna, io già me lo immagino sti bambini che ridono. Colonna, esci da lì, per favore. Sono chiuso dentro. C'ho macchina. Aspetta, Suca, blet. Of mushrooms, pills, ludes, coke, whatever it was, we just fucking swallowed it, okay? That's what we did.
the 70s, we did fucking handfuls of mushrooms, pills, roots, coke, whatever it was, we just fucking swallowed it, okay? That's what we did. Whenever we get our hands on back in the 70s, we did fucking handfuls of mushrooms, pills, ludes, coke, whatever it was, we just fucking swallowed it, okay? That's what we did. Buonasera, buonasera, ben ritrovati con le Lobby Notturne, ultima settimana delle gare di competizione, apre le danze, la divisione 2. Insieme a me in cabina di commento, ma anche in pista, siamo proprio on board su di lui, il presidente. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera amici. Tanto salutiamo tutta la chat, salutiamo Tarben, Dani, Samu, Kill, Freccia che è anche in pista per certificare il suo titolo. Ringraziamo anche il follower alla fine, perché esatto, ringraziamo anche Daniel. Tarben, no dai, è troppo il livello. Diciamo che potreste, comunque ci sono ancora persone che si stanno giocando altre posizioni, la seconda e la terza, che sono comunque importanti perché daranno punti per la classifica ULN. Ecco, no, Kill sì, Kill posso invitarlo, ma Kill io ti volevo già invitare, solo che non ti ho visto online, per quello che non ti ho invitato. Però diciamo che adesso ti invito, però mi sa che come al solito non ti trovo in BTV. Faccio prima dall'altra parte, come al solito. E quindi niente, adesso invitiamo MTU, perché non ti ho visto online per quello, mentre il presidente si sta lanciando. Leclerc e Max stavano sui kart. Il problema sostanziale di Leclerc e Verstappen è che intanto sono, vengono i tipi Stanislavski on the building, no, cosa, pianista. Il problema di Leclerc e Verstappen è che adesso come faccio a giustificare chi rallenta per prendere il DRS? Purtroppo ma mi stanno rovinando, perché stanno facendo cose che noi avevamo già visto nelle Lobby Notturne, persone che frenano prima per dare il DRS, adesso che diranno lo fanno anche loro, quindi si sentiranno ancora più giustificati. Vedremo, vedremo, finché qualcuno non si andrà a schiantare come Hamilton l'anno scorso, andrà tutto bene. Che finché sono solo in due si può ancora fare. Il problema è che se lì c'è uno dietro finisce sempre peggio. E prima o poi arriverà un terzo. Potrebbe essere Sainz, potrebbe essere Perez. E poi chissà più avanti, magari qualcun altro che torna su, mentre il presidente sta andando con gomma gialla per ora. Quando siamo arrivati a metà di questa qualifica. Sì. No, che sia geniale, sì. Il problema è che può essere anche abbastanza pericoloso fare una frenata del genere. Però geniale. Quando lo fece Hamilton con Alonso, tutti a dargli contro. Oh, stronzo, di qua. Poi vabbè, ma lì si è fermato proprio. Vabbè, perché cosa non si è fermato? Dai, là. Vabbè, lo sai che per Hamilton c'è sempre un occhio diverso. Però diciamo che finché non sono in due queste cose, sì, se sono poi uno a fianco all'altro ancora si può fare. Il problema è se capita con una persona davanti e una dietro, in quel caso c'è il rischio di tamponamenti. Sì, puoi farla. Puoi farla Kill, Alonso e Ocon se ne sono date di santa ragione, ma non credo. Loro a fine gara, sia Alonso, io mi aspettavo un Alonso diverso, invece no, era contento. Della battaglia, era dispiaciuto per il motore rotto e anche con tutto sommato, però non credo
non credo che abbia fatto piacere all'Alpine, anche perché Ocon era un secondo e mezzo da Russell e loro hanno perso tempo per la battaglia, sono arrivati a 9 secondi, quindi non so se come ritmo erano tanto inferiori alla Mercedes. C'è da vedere questo. Sicuro ne aveva di più Alonso, perché mentre in Bahrain ne aveva di più Ocon, ieri ne aveva di più Alonso. Poi il motore, va bene, lo ha fermato. E Ocon alla fine è riuscito comunque a arrivare in sesta posizione alla fine. Sì, sì, la bandiera gialla è stata... L'ultima bandiera gialla è stata fatale, anche se non so se sarebbe riuscito. Intanto Ciccio sarà al secondo posto con prima posizione per Matte Grifo. Siamo già su tempi interessanti, 1:31.4, ma ci andremo a concentrare. Nessuno parla della porcata della negli ultimi Albon. Vabbè, Albon entrataccia in curva 1. Albon presidente, è stata la pizzare. No, voleva fare un'entrata come lei in curva 1. Il problema è che non è riuscito a fermarlo. Certo, no, ma va là, no, Daniel, ma va là, ti ho invitato apposta. Tranquillo, tanto lo so che tu sei una persona corretta, cioè nel senso, non ti preoccupare, puoi correre tranquillamente, tanto è l'ultima gara, non ti preoccupare assolutamente, non è un problema. C'è da dire che noi ti chiamiamo Freccia, Rete e Pizzare, mentre, ecco, che noi ci chiamiamo Freccia, Rete e Pizzare, loro sono Max Verstappen e Leclerc, sì, quello è un po' diverso, loro si giocano comunque un mondiale. Quindi diciamo che certe cose sono anche comprensibili, diciamo, questi certi giochi. Latifi si è schiantato ancora, inspiegabile, perché l'ha persa l'ultima curva e boh. Dalle immagini sembra che è lui che va sul muro, cioè se vedi lui gira ma per andare... Ci sono anche immagini inedite di Latifi che va dal commissario gara e dice: ma non è che avete messo gli aiuti tassativi? Era trazione completa, no, e per quello il Latifi si è schiantato. Mentre siamo a 5 minuti dalla fine di questa qualifica, entreremo adesso nella zona calda, allora ci concentreremo sugli ultimi giri. Per ora Matte Grifo davanti a tutti con Sitch in seconda posizione, il ritorno di Ezquick in terza posizione e il presidente è qui, Ezquick è in pista. E il presidente in pista anche lui, quindi diciamo che per caravella. Ogni tanto devo essere bravo a switchare con l'altra PlayStation, perché lei è veramente bravo, riesce a essere in più posizioni. Sì, Dani, l'importante si chiama dono dell'ubiquità. Glielo ho detto io, Latifi ce l'avevo primo ritirato a quota 15, ma chi è che lo gioca a quota? Ma come fanno a mettere 15 il Latifi primo ritirato? Cioè è troppo alta, è un regalo, cioè. Io ci avrei giocato il mio mutuo, potevo giocarci. Infatti non è stato il primo Latifi, è stato Tsunoda. Vabbè, ma Tsunoda non è proprio partito. Ma ho capito, ma infatti è classificato come primo ritirato. Ma vale come primo ritirato lo stesso. Allora Mick no, perché Mick certo. Non è proprio partecipante. Esatto. Mick non è proprio partecipante. No, comunque sì che sta bene Mick, sì. Io sono convinto che hanno usato la scusa che devono tenerlo in precauzione fermo, ma per me la macchina non sarebbe mai stata pronta. No, ma è quello infatti il discorso, è stato quello, perché c'era Fittipaldi pronto, l'avevano già detto. No, perché Mick aveva corso le qualifiche, quindi non poteva correre un altro pilota. Non poteva superare la macchina era... Poi, aspetta, attenzione, la macchina l'ha distrutta, sì lui... Ma anche i commissari ci hanno messo, sì, commissari buona mano, ci hanno messo il loro. C'era uno che si era aggrappato. Occhio, adesso è troppo presto. Non lo so, perché comunque queste due gare con un pilota serio al fianco, perché per quanto Magnussen l'abbiamo sbeffeggiato negli anni precedenti, sicuramente non è un Mazepin e si vede, perché sia in Bahrain che in Arabia gli è stato davanti. E due gare a punti per Magnussen. Comunque stava andando forte. Stava andando forte Schumi, però sente la pressione. Li ha giocati al Crazy Time. Ha puntato sul verde forse. Freccia. Quindi per Mick quest'anno è una stagione importante, perché comunque ha di fianco un pilota con esperienza dal quale comunque apprendere, per quanto Magnussen, stranamente, non lo so, in queste due gare Hamilton due volte l'ha attaccato, non gli ha dato neanche una sportellata, non è più il Magnussen. Beh, attenzione, perché in Arabia ha fatto due bei cambi di direzione, sì, come piacciono a me. Ma non con Hamilton. Li fa con gli altri, con Hamilton no. È vero.
con Hamilton, quella Hamilton non l'ha mai fatto. Intanto dai, mi ricordo sarà al secondo posto. Una con Verstappen, madonna che ridere. Cioè si è spostato da un lato dall'altro, poi ha frenato perché ha capito che aveva fatto una boiata, quell'altro gli ha preso la scia, ormai si cozzano. A Baku. Io non vedo l'ora che ci sia Baku proprio per vederlo all'opera. Baku con queste macchine, poi sarà interessante perché il castello lo potrai, cioè comunque tutto il secondo settore lo potrai fare piedi. Molto incollato alla vettura davanti, quindi come fai a staccarlo per il DRS? È veramente complicato. Hamilton quasi mi dispiace vederlo così, ma c'è da dire che l'auto fa la differenza, si vede dal 7 volte campione del mondo. Allora beh, diciamo che comunque, in fondo su Hamilton bisognerebbe aprire anche una parentesi del tipo che comunque lui venerdì ha fatto stravolgere la macchina ai suoi ingegneri, ha preso un'altra pista, un'altra strada, quindi ha rifatto un setup completamente diverso. E il collo non gli faceva male, perché quello era il motivo principale, lui ballava di brutto. Il problema è che andava più piano, cioè andava nettamente più piano, madonna che cartuscio, però il muro non lo evitava. E infatti si vedeva, perché comunque Russell qualche miglioramento l'ha fatto vedere per la Mercedes, più vicina che in Bahrain. Bahrain veramente prendeva più di un secondo a giro, mentre ieri Russell qualcosina, diciamo un po' meglio, ha fatto vedere. E ieri davanti hanno spinto, ieri davanti sia Verstappen che Leclerc hanno spinto, quindi i distacchi che si sono visti ieri dopo la ripartenza sono distacchi veri, non c'è più finta, non ci stanno più tenendo. Buonasera Emanuele. Quindi il distacco che Russell ha accumulato nei 30 giri dopo la safety è quello reale che adesso ha Mercedes, che ha tanti problemi. Secondo me non ha il problema del motore. Sì, la bandiera già di Stroll è stata un macello, intanto noi siamo su Filivei. Il problema principale non è assolutamente il motore, perché poi domenica vedevo anche le Aston Martin andare forte sul dritto, quindi secondo me la Mercedes da quel lato lì ha chiesto ai suoi, magari, siccome hanno tantissimi altri problemi, tanto Filivei sale al settimo posto, siccome hanno tantissimi altri problemi la Mercedes secondo me non stanno usando pienamente il motore. Poi lo sanno che hanno solo 3 motori per tutta la stagione, quindi stanno un po' preservando. Bisogna vedere se il progetto che hanno loro, che è completamente diverso da tutti gli altri, non sia poi alla fine un flop. Guai è stata... se Leclerc passava lì era finito. Tanto abbiamo le prime bandiere per Sasi, per Presidente, per Kertuscia, per Kill, che alla fine non ha avuto fare la qualifica. Noi siamo su It's Quick, che è tornato dopo un periodo di assenza per motivi personali oggi. Peccato, lui ha fatto la prima gara e l'ha vinta, e potrebbe tornare adesso e vincere l'ultima. Sarebbe bella. Intanto c'è un Mirko morto, settore centrale. E voglio vedere già Australia, perché comunque nel primo settore la Mercedes non perdeva tanto. Nel settore diciamo un po' più lento del circuito la Mercedes un po' lungo e squeak, Russell lì mediamente perdeva 1-2 decimi dalla Ferrari. Noi siamo su Freccia che sta arrivando, ultima curva, Freccia 1:31.7, partirà dalla settima posizione, ma per lui basterà praticamente arrivare al traguardo, ma anzi in teoria ha già vinto perché Pizzare non c'è, quindi diciamo che ha perso un po' di interesse questa gara per il primo posto, dato che Freccia è già campione data l'assenza di Domenico. Mister Colombo, giro finito. Freccia si rilancia, vediamo se ha ancora benzina, anche se ha il segno che lampeggia. Oh, no. Come fa a rilanciarsi, scusa? È tornato il bug di chi entra dopo? Forse sì. No, vabbè, incredibile. Freccia è buggato. È in pista, è buggato Freccia. Matte Grifo, giro veloce. Pole position 1:31.2, poi manca Irwing, ma le qualifiche sono terminate, c'è Freccia che è buggato. Interessante vedere che Filivei se la prende con l'Italia, con gialla, perché Filivei ha fatto 1:31.1. Vabbè, sei fortunato, Reto, mi sa che devo rifare la lobby. Col meteo personalizzato. No, vabbè, il meteo no. Dai, fallo personalizzato, ti prego. Come personalizzato? No. Ti prego, personalizzato. Lo so, Freccia, dai, che sei secondo. Te lo chiedo io, sono presidente.
Quanto hai fatto, Frecce? Quanto hai fatto, Frecce? Magari arriva adesso il tempo, eh. Magari sei un po' di sync. No, no, vabbè, mai nata mai. Io direi, ragazzi, che andiamo direttamente con rifare la lobby. Mi sa, devi rifare la lobby con le qualifiche. No, 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 che c'è tentativo unico? La classifica è questa. No, 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 mettilo personalmente. Mettilo, metto come sei. No, mettilo personalmente. Ah, se piove sono convinto. Te lo chiedo. No, no, la classifica è questa. Facciamo la foto. Freccia, sappiamo che è al secondo posto. Gli chiedo di mandarmi la foto col tempo, così sono sicuro di dove inserirlo. E Reto deve pagare le 5 posizioni di penalità. Ovviamente ricordiamo che i primi 10. No, mi sa che non erano i primi 10. Vediamo un migliore. Floki e Freccia con gialla. Però non so se Freccia quel tempo poi l'ha fatto realmente con gialla. Però per ora la teniamo. Tanto è partita. Attenzione. Che è successo? Attenzione. No, no, rifacciamo perché parte male così. Cioè, in teoria. No, possiamo partire. Niente. Niente, Reto. La penalità passa a 5 secondi a fine gara a questo punto. Ecco qua, Freccia secondo. Freccia secondo, tutto a posto, tutto regolare, tutto regolare. Rossa anche. Niente. Incredibile. Vediamo, aspetta, vediamo se adesso parte. Perché. Bisogna vedere se parte. Mi raccomando, cliccate tutti avanza. Bisogna vedere se partono soprattutto i 30 secondi. Alla fine quello è il problema principale. Se vediamo che non parte in tempi brevi, a quel punto andremo con rifare la lobby e applicheremo la penalità a Reto, che comunque sarà costretto a partire di gomma rossa, dato che comunque è passato nei primi 10. Mentre il presidente partirà undicesimo, ma con scelta libera, dato che lui è arrivato undicesimo. Come regolamento, quindi no, apposta, apposta. È stato giusto per farci vedere che Freccia è arrivato realmente secondo. Il gioco ha voluto farci vedere, anzi, guarda, ma mi ha lasciato la classifica qui. Guarda, facciamo due foto, vi lasciamo col maestro noi, mentre noi rifaremo la lobby. Ormai è consuetudine, dunque, tra gara, sì, Reto. Ma scusa, no, semplicemente fai uscire Freccia, è l'unico. A chi è che lampeggia? Scusa, Freccia. Tanto, ha già vinto il campionato. Sì, ma ha già vinto il campionato. No, vabbè, ma se parte così la gara è un casino. Lascia stare. Non è un casino, dai. Dai, no, rifacciamo. Dai, è già tardi. Rifacciamo, dai. A presto. Ecco, via. Pronti. Suca, bliet! Siamo pronti. Freccia rientra, come che fai? Si accendono i semafori e si parte via con Matte Grifo. Freccia ovviamente piantato, perché il bot, ma neanche così tanto piantato alla fine, quindi segue come un'ombra Sasi all'esterno, mentre Freccia nell'aria sta per tornare. Vedremo, attenzione a quando rientrerà, in che posizione si ritroverà, ma non dovrebbe perdere particolare tempo. Dietro arrivano tutti lunghi un po' in curva 1, però nessun problema, quasi tutto regolare, incredibile. Vediamo, no, scheggia problemi, no, scheggia risalito, davanti Matte Grifo, Sasi e Squeak con Freccia che sta battagliando, arrivano le due Mercedes, Filivei e Freccia, e Mirko. La porcata di Mirko è disumana. Arrivano ancora, Kertuscia, Diopale, si è girato, Diopale, fermi tutti, questa è una rapina. Arrivano dietro, mamma mia, partenza disastrosa dietro, è successo di tutto. Non è uscito niente, bandiera doppia gialla, si era fermato Diopale, girato in mezzo alla pista.
Direi che la Mercedes ha quasi un minuto. Io sono fan prefibra, eh? Cosa c'entra? Tanto Matte Griff ha preso il volo con Sasi e Squeak. Mica ho detto. Vabbè, niente. Flock Irwin. Va bene, è ancora più bella la gara con dietro che ci possiamo scannare per recuperare. Vediamo se Freccia è ritornato a usare, sì. Sarà quindi costretto alla rimonta. Sì, davanti a me. Ah no, Daniele alla fine è andato via. Daniele è uscito, sì. Non ha voluto continuare. Matte Grifo giro veloce, intanto davanti Sasi si gira, Daniel buttato via da Freccia, forse scheggia i box. Diopale passa il presidente. Da Freccia, Diopale mi ha buttato fuori, è diverso, non è che passa, è passato di forza Diopale. Bella sta partenza. Box per scheggia e Manfrino, da rivedere questa partenza. Mentre davanti chi vediamo? Freccia che inizia la rimonta, niente problemi per sua fortuna, però un distacco dalla vetta che lo vede di 15 secondi, quindi ha pagato Dazio il bug. Schegge e Mafrino in box rientrano, mentre davanti vedremo oggi che stile di gara affronterà Erkagina, se sarà conservativo. Vedremo l'hard anche in Russia, vedremo, anche se qui obiettivamente mettere l'hard è quasi un suicidio di massa. Quindi vedremo cosa farà, mentre nelle retrovie Flocchi perde qualche posizione e subisce la gomma gialla, che non sembra così performante in questi primi giri con le rosse, no, che hanno preso soffre tanto. Anche il presidente soffre tanto, la gialla perché c'è non c'è sole. Nuvoloso, quindi pista che non si scalda, gomme che non si scaldano, non entrano in temperatura, mentre Sasi e Squeak tengono il ritmo di Matte Grifo per ora. E quindi sta andando via questo sestetto con Reto, Siccio e anche Irwing, un po' più staccato Filivei che prova adesso a tornare sotto. Credo che però la Mercedes che abbia tentato l'imbucata più grande sia stata quella di Mirko, e che erano vicine tutte e due, quindi adesso non so realmente quali delle due Mercedes. Ce n'era una all'interno e poi una è andata all'interno dell'interno. Domani top 7 in qualifica per il pianista, mentre Sasi su Matte Grifo utilizzando il DRS. Assetto molto scarico per Sasi, sicuramente come al solito. Vedremo se adesso riuscirà a scappare, mentre vanno via Squeak e anche Siccio. Ha passato Reto nella lotta per il secondo posto, terzo posto della classifica. Sì, perché comunque mancando anche Domenico sono punti importanti per Reto, che può tentare comunque il colpaccio. Ma Siccio è passato e si è ripreso la quarta posizione. E Squeak invece tiene come un falco il ritmo dei primi due e sta andando via in tre, con Siccio richiamato a richiudere questo gap di un secondo e due decimi. Non basta qui il detention point e quindi non avrà DRS in questa occasione, dovrà difendersi Madelers, utile per tornare sotto e vedere se nel terzo settore trova il tempo per vedere. Leclerc ha tagliato questa, sì, diciamo che per evitare di prendere il cordo. Let's Quick invece entra cattivo su Matte Grifo e si prende la posizione. Squeak si riprende subito il secondo posto e ora prova a andare a riprendere anche Sasi, aggressivo come l'avevamo lasciato Squeak, ma sempre deciso nelle sue scelte. Dietro invece il presidente con Diopale continua la kermesse tra i due. Adesso Squeak non avrà DRS, quindi Sasi un giro di tranquillità. Ma proprio poi la rompi là. Box per Flocchi, problemi, ecco perché per Flocchi, non tanto la gomma quanto proprio problemi macchina. E Squeak all'ERS completamente finito, però gestione da rivedere dell'ERS, e quindi adesso Matte Grifo può riprendere tranquillamente la strada. È crashato. Mentre Flocchi ringrazia Reto per i box, mentre Matte Grifo è molto vicino a Squeak, molto vicino e molto più ERS, quindi per lui nel rettilineo potrebbe essere molto facile il sorpasso. Mentre bandiera gialla, problemi no per Filivei, che riesce però a ripartire, scende in nona posizione. Peccato, però ne approfittano Kill con un'ottima ottava posizione, bene anche Mr. Colombo in settima, bene anche Irwing che si è riaccodato a Reto, a Siccio, Matte Grifo e Squeak. È un mega trenino per la seconda posizione con Sasi che ha preso un secondo e mezzo, però Squeak viene fulminato da Matte Grifo in rettilineo.
gestione perfetta. E adesso potrebbe anche andare a riprendere Sasi, che ha usato un po' più Ers, quindi forse la mini fuga di Sasi potrebbe terminare qui. Potrebbe tornare, attenzione, bandiera gialla, problemi per Filivei ancora. Problemi, dovrà ritrarre sicuramente in box a questo punto, credo, vediamo. Sì, senza ala. Senza ala, e Kertush arriva. E arriva anche Freccia. Alle sue spalle. Con box per kill anche. Vediamo se kill però è una sosta anticipata per evitare il traffico o per cambiare ala. Perché kill non mi sembrava avesse rotto l'ala. Invece no, invece è arrivata la rottura dell'ala, gomma rossa ancora, quindi sarà costretto alla sosta. Poteva anche azzardare una gialla. Comunque 22 giri in Russia possono farsi, mentre Sasi, rumore strano dei motori oggi. Sasi rispetto a dispetto di quello che pensavo, riesce per ora a tenere il margine di mezzo secondo su Matte Grifo, e quindi riesce a salvarsi dal DRS. Adesso non lo so, diciamo che dipende, ma dipende tutto dalla qualifica. Il problema è che in qualifica Perez è difficile che batta Verstappen, e che in gara, se poi Verstappen parte davanti, la Red Bull penserà sempre a strategie fatte per far vincere Verstappen, mentre in Ferrari magari questo non sarà così evidente all'inizio, perché non credo che a Sainz lo tratteranno subito da scudiero, anche perché per ora è lì, ha fatto pochi punti in meno di Leclerc, non ha vinto ma ha fatto terzo e secondo, e gli è arrivato sempre subito dietro, quindi per ora nulla da dire, però vedremo. Quindi diciamo che lì secondo me è già un po' più definita la situazione dei piloti, primo e secondo, e Horner diciamo che le gestirà in quella maniera. Intanto Mirko, prima penalità, 3 secondi. Si è sfilato un po' il gruppo davanti, ma Matte Grifo sta cercando di tornare sotto. Sempre qui, 5 decimi. Ezquick e Siccio tengono il passo retto, inizia a faticare leggermente, però sta cercando di tornare sotto. Ma Ers completamente finito. Si è staccato quasi del tutto Irving, che però ha gestito un po' meglio l'Ers. E anche Mister Colombo, che rimane lì in scia. Tanto it's quick, penalità, e questa può essere pesante quando mancano 20 giri al termine, 21 giri al termine, perché in una gara così compatta dei primi 3 secondi possono essere importanti. In questo momento addirittura perderebbe 3 posizioni, rischierebbe di lottarsela con Irving addirittura. Ma diciamo che no. Cioè, perché alla fine non si è perso un gran talento, è un ottimo pilota, ma diciamo non è, nel senso, mi va bene aver Sainz, non è un pilota che mi dispiace aver perso, non è aver perso un Norris, aver perso un Russell, aver perso un Leclerc, è aver perso un pilota normale secondo me, che comunque all'inizio della sua carriera era un bel maialino, era Perez, perché con Button il primo anno in McLaren diciamo che di parecchie mazzate se le sono date, con Ocon anche, non che Ocon fosse un santo, però anche con Ocon se le sono dati, e quindi attenzione. Invece Siccio vuole rompere gli indugi, si fa vedere alle spalle di Ezquick quando entriamo quasi nella finestra dei pit, quasi intorno al decimo giro. Quindi diciamo che da quel lato lì non è che lo rimpiango più di tanto. Anche perché poi tutto sommato in questi anni l'unica cosa di cui non mi sono mai lamentato della Ferrari sono i piloti. Perché bene o male, diciamo che meglio di quelli che c'erano a disposizione, abbiamo avuto tra Alonso, Vettel, Raikkonen. Cioè non credo che in questi 10 anni, cioè di meglio c'era Hamilton. E Verstappen, ma Verstappen era giovane, era già, attenzione, Squick che la perde dietro Siccio, anche lui costretto a controllarla, speriamo non ci sia stato un danno all'ala, anche se credo che con quella botta, anche col danno ridotto, potrebbe essere venuto. Hamilton, recita, lo spera, però per ora dietro ancora problemi. Hamilton al posto di Sainz, ma va là, no. A parte che non ci sono i soldi per fare Leclerc e Hamilton.
proprio per un budget cap non ho detto qualche problema. No, poi si ammazzerebbero su tutte le, in tutte le curve. Poi, ma non credo che, cioè, tanto box per Sasi che anticipa. It's quick 5 secondi per accelerazione ai box, anche questi pesanti. Ma poi lo stesso Hamilton comunque non verrebbe in un team che già attorno a Leclerc verrebbe a casa, cioè sarebbe... Non credo. Non è proprio fattibile, diciamo che erano... L'occasione per prendere Hamilton c'è stata. C'è stata, ma c'è stata. Un paio di volte. Irwing e Reto. Ma è stato all'inizio degli anni, cioè del 2010, 2012, quando... Quelle scelte lì, se continuare a tenere Alonso, si è girato Mirko sul cordo del primo settore, mentre qui in lotta 3 tra Irwing, Reto e Mister Colombo. Alla fine sì, ci è andato in box, forse ha cambiato anche l'ala, considerando che è uscito un po' più distante dagli altri. Parecchio distante, 8 secondi, però adesso per lui la possibilità comunque di spingere pista libera, mentre davanti qualcuno, problemi, bandiera gialla, Sasi e Zquick... E Mirko a muro. E queste sono le scene che non vogliamo vedere. Con Mirko che si sfracella al muro e arriva niente, perché ovviamente la lobby è buggata. E quindi c'è la doppia, safety car. C'è la doppia bandiera, però a me non esce la safety. Lui vorrebbe andare. No, ma neanche Hamilton vorrebbe andare in Ferrari. Ormai lo sa anche lui che il suo tempo di andare in Ferrari è passato. No, la safety è uscita, ok. Matte Grifo va in box. E quindi vabbè, va bene. Che sfiga come al solito. Con la gialla, sì. Mirko Buffone. Arriva recito. Giustamente. Ragione. Quando una ragione. Quando il commento è giusto, c'è niente da dire. Diciamo, non opponiamo obiezioni. Box anche per Reto. Vediamo se anche lui cambia l'ala. No. Irwing, Mister Colombo, Kertuscia. Il presidente no, anche il presidente box. E il presidente non è Erkagina, lui monta la rossa per andare fino in fondo. Non è mica Erkagina. Assolutamente sì, assolutamente. Lui monta sì. La rossa per andare fino in fondo, il presidente, non è mica Matte Grifo. Che fosse uscito box. Di chi? ci provi, non c'è nessuno. Vediamo se qualcuno ha superato la linea pit. Qua dov'è la linea del pit? È lì, è più dietro. Adesso tra un po' mi toccherà guardare anche quella. Prima o poi mi arriverà un reclamo di pizzare con scritto: ma io sono uscito dai box e ho superato la linea di pit. Eccola, quella lì dove è passato adesso It's Quick. Cos'è successo in F2? In F2 praticamente hanno fatto un incidente sul rettilineo dei box. Hanno dato una comunicazione dicendo che usciva la safety e che però la pit era aperta. Anzi no, hanno dato la comunicazione che dovevano passare tutti dai box. In realtà c'è passato poi solo il primo, che ha fatto anche la sosta in quel caso. E in realtà la pit era chiusa. E quindi oltre al danno, che era primo, è andato in 12ª posizione, lo hanno anche penalizzato. Ma in realtà gli è andato una falsa cosa. L'incidente, vabbè, la ripartenza safety, noi ci dimentichiamo, ma l'anno scorso non è che Mazepin, che è in, non so chi ha inculato, anche in Formula 1 ne hanno rifatte 3. Verstappen che in curva 1 con Ocon e Hamilton, lì c'è mancato poco che tutte e tre uscissero, diciamo. Perché anche Ocon comunque, là si parlava tanto di Verstappen all'interno che aveva provato, ma anche Ocon ha stretto dall'esterno tutti e due. Però beh, Ocon è quello che c'aveva poco da perdere. Aveva Mazepin. Ocon ha stretto di brutto, ovviamente lui fa: io non c'è niente da perdere, io chiudo, al massimo si giocheranno loro due. Ha anche ragione alla fine, tanto dice: cazzo, mi devo giocare. Se ti spiegherà a Reto che la gara non finisce dopo curva 1. Reto scrive un messaggio, no, kill, no, mi sto sbagliando, Flocky dove sei? 12esimo. Invece Diopale non è stato uomo come te, ha montato la Ard.
Sì, ma c'era qualcun altro che aveva la gialla come te. E ha montato un'altra gialla, no? Scheggia ha montato la... Ah, Mirko, no, Mirko ha montato la rossa. Chi l'ha rotto un'altra ala? No, Mirko, Mirko è ritirato. Sì, Mirko è ritirato, ma c'era un altro che era partito di gialla con te. Mafrino, che poi ha fatto rosso qui con la gialla. Vabbè, vedremo a fine gara. Flocchi è andata ai box per mettere un altro gialla. Perché Hamilton parte con la... Ah, io l'ho sempre visto partire così. A quella posizione lì, mette la mano lì. C'è chi dice che c'è perché un tastino c'è dietro. Dietro. C'è la frazione c'è il tastino dietro. Dietro, lui c'ha la frazione dietro. Se la mette lì sulla mano sinistra. E poi c'è il pulsante push. No, vabbè, quello ormai non ce l'ha più. Quello ormai non ce l'ha più. L'ha tolto. Quello l'ha tolto. Quello non, non gli serviva facile, più l'anno scorso. Facile quando hai. Quando fai il motore due anni prima che inizia in teoria, quando bisognerebbe usarlo. C'è Recital che vuole kamikaze Irwing. Poi non so perché Irwing. Scusami, Recital. Mi sono perso qualcosa. Beh, Irving è un po' che non fa delle maialate. Una settimana. Quella su Recita, ma mi ricordo con Re. Ma la Recita l'ultima non era con Emanuelson, scusa. Ah, questione di classifica. Ok, ok, va bene. Infatti cioè, l'ultima mi sembrava con Emanuelson. Oggi c'è un audio delle auto stranissimo. Dopo l'aggiornamento. Non so se si sente. Non ci sono più da qui al pullo. Safety car in questo giro con Sasi che riprenderà la marcia, seguito da Matte Griffo e Red Bull Ferrari, senza neanche farlo apposta, con Sasi davanti e Matte Griffo dietro. Quindi ovviamente Matte Griffo già non gode delle simpatie del telecronista, in più usa la Red Bull a questo punto. L'accanimento, ma che no, io Recital sinceramente, io accendo e l'aggiornamento è già fatto, non ho letto sinceramente. E quindi Matte Griffo speriamo in una ripartenza degna di Max Verstappen. Nel muro vogliamo il Tornado Max, quello dei primi anni, non quello degli ultimi che è un po' più forte. Invece quello dei primi anni che entrava così come un docoglio coglio. Invece qui esce meglio di Sasi. Mentre dietro Filivei non è proprio uscito. Perché si è girato, credo. Il presidente che dietro poteva... No, non so se ce l'aveva davanti Filivei. No, era dietro di me. Era dietro. Sappiamo se c'è stato un contatto oppure l'ha persa in ripartenza. Si ritira a scheggio nel rettilineo. Contatto sicuramente nelle retrovie. Mentre Reto ha le spalle di Irwing in lotta per il podio. U lungo qui Reto ma rimane dentro. Penalità invece per Kill. Occhio a quel cordo. Siamo pronti, noi adesso interverremo in favore di Sasi. Siamo pronti. Che guida spettacolare quella di Matte Griffo, non commette un errore. Un pilota pulito, preciso. Guardate qui come aggredisce bene il cordolo senza rischiare, non usa l'ERS. Gestione perfetta. Non accadrà nulla, credo che probabilmente con il DRS a disposizione possa prendere la prima posizione. Facilmente vincere questa gara, anche perché non è possibile che possa perdere la macchina, intanto il presidente sfruttando la gomma rossa, o forse sfruttando ciò che si è girato. Rientra in pista e ce la fa. Mentre Filippo è andato in box, ne ha approfittato credo, perché ha perso veramente tantissimo tempo. Sasi, 7 decimi, non riesce per ora a togliersi dal secondo Matte Griffo e dal prossimo giro tornerà in uso alla mobile. Mentre il presidente arriva su Kertuscia, inseguito da se stesso, chissà come sta facendo in questo momento con tutti e due. No, ci sono dei motori che veramente non riesco a sentirli, sono veramente strani. E squicca alle spalle di se stesso. Attenzione, si fa vedere. Interno, ma qui non c'è spazio e deve rimanere dietro. E davanti c'è Kertuscia che potrebbe essere inglobato dai due. E squeak! Cordolo maledetto con saltellino annesso. Il prossimo anno potrebbe finire male, mentre qui finisce male tra Mister Colombo e Sasi e Freccia che ha provato il sorpasso. E adesso arrivano ancora. No, si ritira Kill. Attenzione, al dodicesimo giro potrebbe entrare in scena un'altra safety? No, non è così.
si è riunito un quartetto molto simpatico guidato da Mr. Colombo, Freccia, Cartuscia, It's Quick e il presidente. Il presidente vede Cartuscia, lo punta, prende l'interno, leggera ruotata, rimane all'esterno. Adesso potrebbe usare la miglior trazione delle sue gomme rosse, così avviene. Ma Cartuscia difende. Chi è comparso? It's Quick! Dal nulla! La Nemesi! All'esterno e passa! It's Quick! Passa a se stesso. Adesso c'è ora DRS. È arrivato anche Floki per partecipare a questa simpatica merenda. Dio Pale mi ha sbattuto fuori. Beh, diciamo che non mi sorprende la cosa. Tanto Mr. Colombo passa piaggevolmente su Freccia. Arriva It's Quick come un fulmine su Cartuscia. Vediamo il presidente, si inserisce anche lui, ma rimane dietro. Davanti invece discreto, riesce a chiudere il sorpasso su Irving in curva 3 e passa e si prende la terza posizione. Floki cerca uno spazio dove non c'è. It's Quick prende e se ne va. Allora è il turno del presidente, che prende l'interno di Cartuscia di forza e compie un bellissimo sorpasso. Ci prova anche Floki. Come si è inserito Floki adesso avrà l'interno? Grandissimo il sorpasso anche di Floki, che è stato bravo a sfruttare la scia lasciata dal presidente e seguirla per infilarsi. Margine di errore altissimo, ma Floki si è inserito con efficacia, senza problemi. Ora It's Quick tirerà tutta la ciurma per andare a riprendere Mr. Colombo. Grande Reto, ma non basta il sorpasso. Attenzione, Reto si sta riportando sotto, anche se pende su di lui 5 secondi di penalità che verranno attribuite a fine gara, anche se ovviamente con questa classifica per ora guadagnerebbe comunque parecchi punti. E It's Quick il presidente che lotta tra se stesso. No, ha rotto presidente, box. Mentre Sasi viene passato da Matte Grifo all'ultima curva. Adesso avrà DRS, ma Matte Grifo ha preso il via. Anche tanto S per lui. Sasi però torna sotto, deve subito tornare. C'è anche Reto e Irwing, si sono riaccodati tutti qui. Deve aver commesso un errore Sasi, no, penalità. È tornato su atto anche Freccia, che prende all'esterno Reto di curva 3. Vediamo se lo chiude. Doppio sorpasso, è azzardato troppo e porta via con sé anche Reto, che però riesce a passare quasi indenne. Ha cercato un doppio sorpasso molto complicato Freccia all'interno, non di Irwing, era troppo dietro e Irwing non l'ha visto. Quando il sorpasso, quando ci provano, era Irwing, non te. non l'ha presa bene a pieno la, diciamo, la consegna recita. Colombo, Irwing e Sasi alle spalle di Matte Grifo, che però a questo punto può gioire perché ha tanti piloti con penalità alle sue spalle. 3 secondi per Sasi, 3 per Mr. Colombo, 3 per It's Quick, il presidente che ha montato come una gialla. Presidente Cartuscia fermo, no, gomme nuove, rientra in decima posizione, chissà se sarà costretto a una sosta. Freccia comunque non è tanto distante dai primi e potrebbe sempre tornare sotto, perché comunque mancano 12 giri. Al momento Russell sta con Ferrari e Red Bull. Ma Reto, come fai a scrivere? Vabbè, che è scritto solo dei puntini. Sasi ripassa con Matte Grifo che sta giocando con il fuoco. E io spero che a giocare così la perde e qualcuno lo butta fuori. Vabbè, Reto può scrivere solo i puntini perché sta giocando, quindi non credo abbia molte opzioni. E respira, Reto. Scrive i puntini e respira. Adesso si è riaccodato al quintetto, dove c'è una persona che sta facendo un fake assurdo. Se Matte Grifo non inizia a spingere avrà 10 secondi di penalità a fine gara per rallentamento. Rimane alla spalla, cioè vuole risparmiare l'ERS, è un taccagno, non lo vuole usare, quindi lascia Sasi davanti. Recital, solo io riesco a scrivere guidare. Beh sì, tanto a guidare non sai fare, quindi puoi scrivere tranquillamente. Guardate come alza il piede, guardate che oggi ce l'hai la benzina, non devi fare lift and coast oggi, che oggi non sei in riserva.
E a questo punto spero che Irving intervenga, perché Irving vuole passare, vuole andare davanti, e quindi bisogna che Irving attacchi. Boa Irving. Beh, scusami, recitazione. Mica colpa mia. Però devo dire, bisogna anche dare a Recital quel che è di Recital, che comunque nel corso dell'anno è migliorato. Ed è bravo anche in cabina di commento con Matte Grifo, che scoda, ma ritorna su. Matte Grifo che sta facendo finta, sta fakeando, sembrano attacca il muro. Di Wing ci vuole provare, ma non ha ERS, cioè il problema è quello, è che Matte Grifo avendo il DRS... Vabbè, ma ragazzi, ma la spiga, cioè... Fanculo. Presidente, muro! Arriva Finlay. Presidente, che è successo? It's quick e flocky. No, niente. It's quick! L'obliquo ha frenato. Mentre passano Mafrine e Sicci arriva anche Cartouche. Comunque davanti si stanno quasi ricompattando tutti, perché comunque Sasi non riesce a imprimere un gran ritmo, perché ha sempre dietro le sue spalle un corvo. Ecco, basta. Te le sei giocate adesso per fino al prossimo anno. Schiaccia quell'ex, sorpassiamo allora. Ma guardatelo. Solo perché Irving non entra come un maiale. Allora Irving vai, hai diritto, anzi speriamo in freccia, dai, sta arrivando freccia. Freccia arriva, ha passato Flocky ed è anche arrabbiato. Ma sta tornando sotto, è a 4, a 5 secondi dal gruppo davanti quando mancano 10 giri. E quindi Freccia potrebbe. Vediamo i tempi sul giro per vedere un po' se Freccia può tornare sotto. Sasi. 1.35.1. Andiamo a vedere Freccia adesso come arriva sul traguardo. 1.34.6, sono 5 decimi che recupera. Il problema adesso di Freccia è che senza ERS di nessuno fino a Reto. Reto qualche difficoltà in questo momento, forse ala leggermente danneggiata per evitare prima Freccia. È finito un po' largo e quindi uno si è lamentato dicendo sorpassi dietro sono come nel 2021, ma in realtà a me non mi sembra, perché i 5-6 giri Bottas con Magnussen e Alonso non credo che l'anno scorso sarebbero stati possibili. Invece Magnussen e Bottas riuscivano a rimanere in scia a tre macchine, cioè comunque la quarta macchina riusciva a rimanere in scia alla prima nonostante tre macchine e mezzo nel primo settore dell'Arabia Saudita. Poi appena hanno smesso di menarsi, chi era più forte, vabbè, ho perso la S, se n'è andato, però... Madonna, cos'è volato lì? Qui è arrivato invece Irving con Mr. Colombo, ho visto volare qualcosa. Matte Grifo e Sasi e Mr. Colombo, con Reto che non riesce ad avvicinarsi, però queste bagarre potrebbero aiutare Freccia. Occhio, presidente, occhio. Il presidente è morto, il presidente è morto in strada, e dietro arriva Mr. Colombo, centrato, Mr. Colombo, Flocky, si salva safety, il ritiro, ho visto anche Squeak morire male. Ho visto anche Squeak che non sa del no ghosting. È morto male. Vabbè, se è morto il presidente doveva morire pure Squeak. Comunque era normale. Giocano insieme. E quindi safety per gli ultimi 10 giri. È successo quello che temevamo. Vediamo, qui ci sono dei cadaveri con Diopale che non sa cosa fare. Se andare in box o continuare, alla fine continua. O forse era al tempo delta. E il no ghosting regala sempre particolari emozioni. Presidente, ci può raccontare l'accaduto? Come mai si trovava poi lì? Ah, perché i box ti sei ritirato? No, perché ho fatto il cretino. Sì, ho fatto il cretino. Mi sono ritirato all'entrata dei box rompendo la ruota, sbinnando. E il gioco ti ha messo, in pista. Ci ha provato a far risicare. Il problema è che ha colpito Mr. Colombo. Vabbè, l'incrocio. Il crashato, appunto. Guarda che la vince Dan. La vince il crashato.
perché adesso prendono tutti penalità. Hatzquick, non c'è il ghosting, te lo sei dimenticato in questi 2 mesi di assenza. O comunque perché nelle altre gare di solito eri sempre davanti senza problemi. No, Mafrino drive-thru. Mafrino drive-thru. Erkagina non va ai box. E questo mi sorprende. Finalmente una mossa da uomo. Finalmente. Oggi è diventato uomo. Continua con la gialla perché lui non l'ha proprio usata sta gomma. Mafrino prende un altro drive-thru, sembra Zu ieri sera. E adesso vedremo veramente. Attenzione. Intelligente Redo. Intelligente Redo, che se non mi sbaglio ha preso penalità. Sì. Se li ha aggiunti. Bravo Redo. Ma non c'è il ghosting. Poi c'era già la safety. It's quick. Tu ti sei ritirato che c'era la safety. Ti sei schiantato proprio. Recital chi vorrebbe, vediamo, che non ho letto. No, per te no, per te no, l'hai visto proprio all'ultimo, l'hai visto proprio all'ultimo. BMW e Toyota non credo, però purtroppo. Recital, purtroppo non credo. Si parla più di Audi, che sta aspettando che cambi totalmente la power unit. Non totalmente la power unit, ma più che altro il carburante. C'è da quest'anno un 10% di etanolo che man mano fino al 2026 aumenterà sempre di più questa percentuale. E si pensa che comunque questa percentuale di etanolo abbia influito sui calcoli sbagliati della Red Bull della prima gara, che in realtà non ha avuto nessun guasto, semplicemente ha finito la benzina. Era solo sbagliati i calcoli. La ruota mi ha preso la ruota. Dovevi farti. E infatti, bravo Preci. Adesso, però, adesso ha fatto l'uomo, però. È rimasto fuori con gomma gialla. Adesso vediamo, adesso vediamo. No, vabbè, devi farti un po' più largo. Se l'hai preso con la ruota, hai calcolato male. L'unica cosa, Dan, è che il tuo bot è rimasto su gomma gialla. Poteva andare anche lui su rossa. Non l'hai istruito bene. Un altro giro e poi la safety ripartirà. Stiamo attendendo Filivei, che ha una buona opportunità per tornare in gara. E anche Mafrino, anche se purtroppo per Mafrino ci sono i drive-thru che pagano, che pesano. Oggi c'erano i rumori delle macchine veramente strani. No, 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 ha deciso lui di rimanere fuori. Per quello è stata una sua scelta. Non è voluto lui andare in box perché poteva fermarsi. Non è che era già passato, quindi poteva rientrare in box e rimanere prima, invece ha continuato. Non lo so, sono strani rispetto al solito. Il rumore dei motori. Cioè, c'è troppo rumore, capito? Il campionato è finito, però ci saranno sempre gare tutti i giorni da qui, comunque come al solito organizzate. Domani sera no, giovedì sera, Gran Premio di Imola. Poi comunque, adesso questa settimana finiscono i campionati, però giovedì puoi correre. Poi venerdì che non c'è più, ci sarà una gara aperta a tutti. No, il trailer del nuovo gioco ancora non l'ho visto. Anche perché è ancora un po' presto, diciamo, quindi. Però non lo so se sei già uscito. Se l'hai visto quando usciva. Sei te poi l'influencer. Chi è che fermo lì? Cioè, chi è quella macchina? Ma scusatemi, perché vedo una macchina. È il Mafrino che si è ritirato qui. Vabbè, dopo tutti i drive-thru, giustamente. PS4, PS5 e nuovo il campionato. Vediamo se a metà aprile far partire una stagione, un'altra mini stagione, a seconda della adesione dei piloti, ovviamente.
Beh, si fanno vedere ancora poco, donna, qui la ripartenza, vedremo come Erkagina gestirà la ripartenza. Ed è sempre Red Bull contro Ferrari, dietro è un macello, sono tutti lì, sono 10 e sono tutti lì, potrebbe vincere veramente il bot. Io mi giocherei 10 euro sul bot. Con Matte Grifo che parte, no, una finta. No, forse era una partenza vera, ma è partito malissimo. Irwing ne approfitta subito su Sasi da andare a rivedere se è passato prima o dopo la linea bianca. Sicuramente il gioco glielo dà buono per ora. E quindi Irwing prova il doppio anche su Matte Grifo. Arriva discreto all'esterno di Sasi e passa anche discreto. Mentre torna su anche Freccia, ovviamente. Mentre Irwing passa all'esterno. Matte Grifo che sta pagando la scelta da uomo coraggioso. Freccia con Reto e Sasi. Mamma mia, quasi muro. Era quasi muro quello di Freccia. Occhio quel saltellino. Matte Grifo fatica. E Reto passa. Arriva anche Sasi. No, Sasi no, perché Sasi è attaccato da Freccia. Mentre Irwing prende il volo e se ne va. Prende il volo e se ne va Irwing, approfittando delle bagarre con Frecce e Sasi in lotta. Sasi un po' lungo, tampona quasi Matte Grifo, prende sicuramente il cordolo, che non fa bene. Non doveva andare così. Flocky arriverà adesso anche lui molto forte con dietro Siccio, che si è unito alla bagarre dietro Sasi un po' lungo. Sasi. Quasi muro, ma l'ha tenuta Sasi. Flocky, d'occhio lì, Flocky, poco spazio, rimane dietro, mentre Freccia ne ha approfittato ed è ritornato in quarta posizione alle spalle di Matte Grifo. Adesso è lotta Red Bull, questa è più, non è Verstappen Perez, questa è più Verstappen Ricciardo, potrebbe essere, con Matte Grifo, Irwing intanto giro veloce, non c'è ancora il DRS, quindi sarà un po' più complicato il sorpasso per Freccia. Con Matte Grifo che deve ancora rimettere in temperatura queste gomme, ma Freccia sembra intenzionato adesso a prendersi il sorpasso in curva 1. No, attende, perché sa che può uscire meglio. Infatti così è, prende l'interno e passa agevolmente in curva 3, prima di arrivare in curva 4, con Sasi che sta tornando sotto. No, quello è però un altro gioco, Recital, eh? Quello è un altro gioco. F1 2002 Manager è un altro gioco, non è F1 2022, è soltanto improntato, credo, sulla gestione manageriale del gioco, però non ci ho proprio guardato. Reto invece sta andando fortissimo, ha ripreso anche Irwing, grande prova di Reto con l'asse in casa. Trenino comunque è rimasto compatto, i primi 10 non stanno perdendo i contatti, quindi dal prossimo giro di RS inizieremo a vederne delle belle con Matte Grifo che comunque non molla. Davvero uomo, vuole il podio, lo avrà forse, vedremo. Deve tenere duro per altri 5 giri, almeno questo per avere il DRS, eccolo, è sopra il secondo, deve sfruttare magari le lotte che potrebbero essere sorgere davanti con Freccia, Reto e Irwing. Ma perché a furia di dirgli che fai caghina, stavolta ha fatto lo splendido e ha tenuto la gialla, quindi io apprezzo. Ma vuole lottare con la gialla, tanto non è il suo campo, cioè, diciamo, non è la sua categoria, e quindi viene passato da Sasi, però può sfruttare comunque le penalità dei piloti davanti. Lui non ne ha, e lui adesso in scia potrebbe rimanere anche abbastanza agevolmente, mentre Reto e Irwing con Reto che passa, ma è senza Erse, quindi Irwing tornerà sotto, ma c'è Freccia che si gode lo spettacolo. Irwing alza il piede prima perché vuole preparare bene la curva, intelligente qui Irwing, rimane sulle spalle di Reto con Freccia che però ha fretta perché ha la penalità, mentre Irwing non ha fretta, e dietro però Sasi sta facendo di tutto per far tornare dietro tutti con i 7 piloti uno dietro l'altro, se Sasi riuscirà a richiudere questo gap, cosa che non avviene in questa zona di RS, qui detection point, quindi niente di RS qui, ma potrebbe adesso sfruttando magari un arrivo a 3. No, Freccia tranquillo, non frenare. Irwing all'esterno di Reto, si riprende la posizione Reto, difende però agevolmente la seconda. Adesso per Sasi fondamentali in questo terzo settore cercare di togliere questi 2 decimi con Freccia che rischia una penalità, sicuramente un avvertimento.
Sassi sta tornando sotto, portandosi Flocky. Sassi forse ce la fa. Un secondo. Ricordiamo che il detention point è sul rettilineo. Un secondo. Se guardate la mappa, è sulla linea verde. Che verrà dove transiteranno adesso. Con Sassi che transita sopra il secondo. E qui è la freccia, 1,85. Quindi niente DRS per lui. Mentre dietro tutti potranno soffrire. Davanti, davanti. Torniamo con Reto, perché no, rimane dietro. Perché poco erse. Adesso freccia. Grande mossa di freccia che prende l'interno di Reto e passa. Abile freccia ad approfittare di una piccola uscita sbagliata di Reto. Subito approfittarne senza problemi e prendersi la seconda posizione. Ma Sassi non molla, vuole portarsi tutti dietro. Matteo Grifo alla fine non ha pagato purtroppo la scelta, ma l'apprezziamo, l'apprezziamo. È stato un uomo oggi. Se voleva vincerla, poteva vincerla già prima. Reto, scoda, ma ce la fai. Sassi, Sassi torna e si porta dietro Flocky e Siccio. Filivei un po' staccato, sarà per lui molto difficile ricucire questo strappo di 3 decimi, ma sono tutti in DRS con freccia. Che alza il piede prima, forse non trova lo spazio giusto per passare, ma ora sono arrivati tutti e saranno 4 giri di calma. 33 giri 34. Reto ci ha provato. Chiuso però, sono tutti senza ERS e sta a vedere che alla fine la vince comunque Matteo Grifo, perché qua si girano tutti. Attenzione. È stata la mossa giusta quella di Matteo Grifo, mettere la gialla per togliersi qualche onda da parte di Irwing, leggera, un po' di musica leggera di Irwing che tiene però tranquillamente, perché non c'è ERS, non ce n'è. Irwing 11, quello che ha più ERS. Freccia aveva l'1%, praticamente non riceveva niente dalla sua power unit, mentre Flocky lotta con Siccio. Siccio ha provato a prendersi la quinta posizione, ma Flocky ha tenuto, però stanno perdendo tempo da Sassi, che è tornato sotto, e occhio a Sassi, anche se pendono su di lui 3 secondi, così come per Freccia, 5 di scondi, i secondi per Reto, mentre Box si ritira a cartuscia, 3 secondi per Filivei, che era appena riaccodato a Siccio. Peccato. GP di Cina levato per sempre. No, ma quest'anno è in teoria. No, anche quest'anno non ci corre. Sassi, freccia. Sì, ci vanno. Freccia, Irwing con Sassi e Reto. Questa gara potrebbe finire molto male. Ma tanto è l'ultima della divisione 2. Poi si chiamerà in un altro modo al massimo. Errore di freccia! E passa Irwing! E passa Reto! Non passa Sassi! Ma torna sotto Flocky! Ma tutta una giocata di freccia questa. Una giocata di freccia. Non so tanto giocata, perché l'ha proprio persa la macchina. Mi è sembrato dalla visuale di Reto. Io ero sul retrotrena di freccia e abbiamo visto scodarlo. Particolarmente. In maniera aggressiva. In uscita qui davanti, veramente lotta senza, vedo tutte luci che si accendono, sembra Natale ma non è Natale. Sassi ha centrato Freccia e Freccia ha preso penalità. Andremo a rivedere poi questi 3 secondi da parte di Freccia, se presi per via del tamponamento. Reto lungo e Freccia si inserisce, bellissimo il sorpasso di Freccia. Sassi però è distante, arriva anche Flocky, e occhio che arriva anche Flocky per gli ultimi giri con Siccio e Filivei, sono tutti lì, tutti e 7, con Irwing che per ora tiene questa prima posizione, non si sa come, senza ERS, ma è sempre lì davanti. Vediamo se non prende altri avvertimenti, però Ratchet lo sai. Però sicuramente quella non sarebbe stata mai penalità, però lui ha un avvertimento, da qui alla fine gara sai quanti ne potrebbe prendere. Due avvisi Irwing. Con Freccia che non so perché non ci prova qui. Ringraziamo Don Marco per il follow. Oggi non c'è Padre Greve, però poteva essere un bel incontro. Tanto Irwing e Freccia. Con Reto che è sempre lì incollato, sono in 4 decimi.
Ultimo giro. Ultimo giro, adesso potrebbe essere l'ultimo giro per tutti proprio. Potrebbe qualcuno non arrivare al traguardo. Comunque Matteo Grifo è lì anche con la gomma strausata a 3 secondi e mezzo. Freccia. Si prende la prima posizione, Irung non oppone resistenza, arriva anche Reto. Tamponatina, accordato. Concessa. Sasi all'interno di Reto, Sasi doppio. Sasi vuole andare l'arco, non la tiene. C'è Reto. Sasi ha provato all'interno, ma giustamente la traiettoria lo portava all'esterno, ma all'esterno c'era Reto. E quindi qualche mano si è alzata, anche se sembra che la stia portando a casa Irwing. Deve solo tenere il ritmo di Freccia. Sasi qui, no, Sasi che poi perdi tempo, infatti lo perde. Ci prova Reto. Occhio Sasi, ancora piccolo errore perché tocca il cordolo. Lers, quella spia che lampeggia dal giro 22, non tagliarla così che forse avvertimento, si salva. E adesso via DRS, il podio se lo sta giocando anche Siccio, se lo sta giocando anche Siccio. Perché non ha penalità e quindi occhio al finale di gara. Sono tutti lì, 6 secondi per Freccia da rivedere, 3 per Sasi, 5 per Reto, 3 per Flock, ricordiamo che i 5 di Reto sono per la gara precedente della divisione 1. Errore qui di Reto che perde, Flock ne approfitta e passa, mentre davanti Freccia sembra transitare sul traguardo per primo. Siccio c'è, Siccio c'è per il terzo. Siccio c'è per anche il secondo. Oh, Freccia si gira, ma è arrivato. Quindi Irwing, Siccio, Sasi, Flocky, Freccia, Matte Grifo che alla fine arriva a sesto. Discreto, Filivei. E arriva anche. Mamma mia. Laggava di un chilometro. Sasi laggava. Ricordiamo a tutti che direttore gara e video è la paura passa. Con direttore gara e video vale anche per Freccia. Nessun problema. Infatti te zero penalità, credo. Era difficile comunque nel finale non prendere penalità perché eravate tutti vicini. Il giro veloce va a Freccia, che comunque facciamo i complimenti a Freccia per la vittoria del titolo della divisione 2, nonostante qualche gara di assenza dovuta comunque per il lavoro, qualche arrivo in ritardo al lavoro. Però l'ultima, no, devo dire, no, temevo potesse finire molto male sinceramente. Invece devo dare atto a tutti quanti che sono stati comunque sia aggressivi nella lotta, però non ho visto, diciamo, manovre azzardatissime, quindi no, devo farvi veramente i complimenti. Questo passo al lutto. E detto questo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani sera con l'ultima gara della divisione 3. Ma magari Sasi ci sta, magari qualche punto. No, ma anche di più, Dan, perché sei arrivato decimo, sono più punti. E quindi niente, noi vi salutiamo. Domani sera appuntamento a divisione 3 con il Gran Premio dell'Arabia. Quindi torniamo in Arabia, vedremo se qualcun altro si azzufferà in quel modo. Buonanotte Presidente. Presidente. Una grande buonanotte. Una grandissima. No, buttano fuori, Tony, no, che è venito. No, dove sei che aspetta? Già, guarda che mi sta facendo. Dai, dove guarda, sei che ci sto aspettando? E come faccio? Guarda la live che mi sta facendo. Aspetta. Dai, c'è Smush Anticlare, dove sei? Non posso, mi sta chiudendo, guarda. Aspetta, faccio la domanda. Aspetta, faccio le tua marcia. Eccoti, ti vedo. C'è oh, io ho il pischello lì, madonna, dov'è? Faccio le tua marcia, faccio. Guarda, non mi fa andare. Mi fa squalificare. Oh, mettili in posta pista. Mettili in posta pista. Che castagno. Ma dov'è sto Don Cavini? Dove sei? Marco Pois, giorno 9-20. Ma come faccio a difenderti? È impossibile. Vengo da te. Ragazzi. Impossibile, guarda. Dove sei? Ci vengo a difendere. Eccomi. Dove sei?
È impossibile. Ma dove sei? Colonna! Un altro poco andavo fuori di Colonna! Dove sei? Ma dove sei? Cari colonna, non è finito! No, no! Colonna! Dove sei finito? Sto andando fuori, sono sopra il guardrail. Ma dove sei? Aspetta! Wow. Stavo sotto il guardrail. Colonna, esci da lì! Non riesco, raga. Ma come no? Sì, donna, io già me lo immagino sti bambini che ridono. Colonna, esci da lì, per favore. Sono chiuso dentro. Ci sono macchine. Aspetta,